Sì, è stata una bellissima rivincita, ho perso pure la voce, sapete, io non urlo di solito quando metto la stoccata, però per loro ho strillato tantissimo perché dovevo farmi sentire. Eravamo noi piccolissimi con tantissimi francesi, è stata un'emozione stupenda ed è bellissimo vincere in squadra, vincere tutte insieme. E volevo questa medaglia, sapevo che potevamo farcela, ma poi nella scherma sappiamo sempre che nulla è scontato, come è stato per l'individuale, che abbiamo perso tutte alla priorità, e stavolta la priorità è stata nostra e ci siamo prese questa rivincita. Tu un oro e Greg un bronzo. Sì, esatto, abbiamo gareggiato nello stesso momento, sembrava che ci fossimo messi d'accordo e il giorno prima alle 10:30 abbiamo detto noi domani a quest'ora dobbiamo aver conquistato due splendide medaglie perché dobbiamo festeggiare insieme, io per la mia e tu per la tua. Ma Rossella, vi hanno fatto male queste critiche dopo l'individuale? Ma no, sinceramente ormai ci siamo abituati, purtroppo, o per fortuna la scherma ci si aspetta tanto ogni volta, abbiamo una grande responsabilità, questo perché siamo uno sport che vince tantissimo, però noi comunque siamo state bravissime a voltare pagina e ci siamo abituate perché noi facciamo tutto l'anno gare di questo genere, dove un giorno siamo anche fra di noi avversarie e vinciamo o perdiamo, il giorno dopo dobbiamo voltare pagina, essere concentrate sulla squadra e dare il massimo.